che cari amici, ben ritrovati, di solito dicevo ancora una volta, sì, ancora una volta dopo un bel po' di tempo, non più nella mia vecchia umile dimora, ma nella mia nuova sistemazione. Come vi avevo accennato in uno degli ultimi video che, diciamo, avevo postato sul canale, avevo caricato sul canale, per mie vicissitudini personali, alla fine della fiera mi sono trasferito in Sicilia. Sono tornato alle origini, al mio paese nativo, cioè Cefalù. Per me il paese più bello del mondo, ma sono ovviamente gusti personali, perché per ciascuno di noi penso che il proprio paese natale sia il paese più bello del mondo. Cefalù comunque anche obiettivamente lo è, una bellissima località turistica, tra l'altro. Va bene, che vi posso dire? Io sono ancora in fase di sistemazione dopo un trasloco allucinante, insomma, e quindi ancora non sono a posto. No, non riprendo oggi a rifare i soliti video continuativi. Dovete avere pazienza per chi, cioè, dovete avere pazienza, cioè, nel senso, per chi ha voglia di seguirmi. Non è ancora arrivato il momento di riprendere, perché io non sono ancora pronto, ho diverse cose da fare e quindi no, non sono, diciamo, operativo al 100%. Però ho voluto fare questo video di saluti comunque e di ritorno un po' sul canale, anche perché qualcuno anche oggi mi ha scritto, ma cioè, dai, ti aspetto con i video, eccetera, eccetera. No, però, che vi posso dire, ragazzi? Ecco, questo video, innanzitutto, perdonatemi, devo colmare una lacuna. Quando ho fatto l'ultimo video di saluti, dovevo salutare dei miei amici che lasciavano Milano, cioè, e ho dimenticato di farlo, colpevolmente. In particolare il buon Paolo del bar Maramao, che si trova a Milano, diciamo, in via Manara, diciamo, di fronte al Palazzo di Giustizia, dove io mi recavo tutte le mattine quando lavoravo. Ormai, vabbè, lo posso dire, al Palazzo di Giustizia, insomma, lavoravo giustizia, adesso sono in pensione, non importa più quello che facevo. E quindi praticamente io tutte le mattine andavo da Paolo, simpaticissimo, a bere il caffè, insomma, mi ha sempre detto salutami, salutami, mi ero dimenticato, adesso lo saluto. Paolo, Maramao, via Manara, Milano, di fronte al Palazzo di Giustizia. Un abbraccio enorme per lui e la sorella e per tutto lo staff del bar, ovviamente, perché anche i ragazzi del bar, ragazze, le ragazze, Tiziana, ecco, insomma, tutto, e gli amici del bar, con i quali mi vedevo tutte le mattine, molto simpatici. Un abbraccio a tutti. E poi dovevo anche, beh, dovevo fare tanti saluti, ma ragazzi, adesso mi sono un po' dimenticato, dovevo salutare tante persone che mi avevano chiesto, mi avevano dato pazienza. Ho avuto un periodo abbastanza travagliato nella mia vita, per cui diciamo, in questo momento sto facendo questo video così al volo, mi è venuto in mente Paolo. Man mano, nei prossimi tempi, quando riprenderò a fare i video, saluterò anche gli altri. Devo prendere note con calma. Insomma, comunque, bando alle ciance, parliamo di che cosa? Parliamo di fumetti. Trasferendomi a Cefalù, dovete sapere che ovviamente qui a Cefalù c'è un'edicola e mezza, diciamo,
E soprattutto non ci sono fumetterie, non è che io posso andare a venire da Palermo per le fumetterie, però ho trovato praticamente la soluzione. La soluzione è nel caso, nel mio caso particolare, perché per quanto riguarda la Bonelli, ormai, cioè in edicola si trovano le pubblicazioni Bonelli, va bene, quindi non è necessaria la fumetteria. Ma per quanto riguarda tutti i cartonati, come quelli che vedete ancora alle mie spalle, nella mia nuova libreria, i cartonati, diciamo, dei supereroi, della Panini, cioè che io acquistavo in fumetteria e che mi regalava l'amico Paolo 71, l'amico Maurizio, e qualcuno anche Frank, l'architetto che ho perso un po' di vista. Ma ecco, saluto l'architetto, il mio amico architetto, che non ho avuto più il piacere di incontrare. E comunque, saluto tutti. Oggi Frank mi ha mandato una foto che erano sui Navigli a pranzo con Maurizio e con un fan Zagoriano che mi conosce bene, con il figlio. Insomma, saluto tutti quelli che... Morris. Vabbè, comunque, di nuovo mi sono perso con i saluti. Comunque stavo dicendo che non ci sono fumetterie, ma ho trovato una soluzione, cioè ordinare i volumi cartonati della Panini, diciamo dei supereroi che a me interessano, soprattutto quelli della Marvel, direttamente dal sito Panini. E qui non è che siamo nel deserto, cioè qui siamo in Sicilia, c'è la luce, si può ordinare tranquillamente. E meno di una settimana fa, praticamente 4-5 giorni fa, ho ordinato sul sito della Panini, dove fra l'altro facendo un ordine superiore a 17 euro, non solo non si pagano le spese di spedizione, ma a prescindere dalle spese di spedizione, comunque i volumi sono praticamente tutti scontati, anche se è il 5%, quello che è, alcuni magari di più, comunque in genere c'è uno sconto e quindi si risparmia rispetto magari a quando si comprano direttamente in fumetterie, insomma, anche se alcune fumetterie fanno anche loro lo sconto, comunque sul sito Panini si risparmia. Non ci sono le spese di spedizione perché chiaramente che io quando fa l'ordine supererò sempre 17 euro e nel giro di 4 giorni mi è arrivato il pacco della Panini direttamente a casa, quindi non dovevo neanche andare più in fumetteria. E ho che pensato, bene, facciamo il video, facciamo vedere ai miei amici dopo tanto tempo che anche a Cefalù in Sicilia si possono avere le stesse cose che si possono prendere a Milano in fumetteria, in tutta Italia. Cioè, no, ormai siamo questo è il pacco che mi è arrivato, questo lo apro insieme a voi, vediamo se tutto è arrivato in maniera perfetta, perché lo sto aprendo adesso. Ho ordinato ben quattro volumi cartonati, perché ovviamente di che c'ero. Avevo una confezione ben protetta, però vediamo. Cos'è qui? È abbastanza ben. È la prima volta che ordino qualcosa che si deve fare. Mi è arrivato in maniera puntuale, e vedo in grande spolvero quello che avevo ordinato. Scusate un attimo, sto facendo queste cose per voi, così, per condividere con voi questa nuova sistemazione, è quello di nuovo che acquisterò man mano. Ecco, i volumi che ho ordinato. Uno nuovo, io avevo già i precedenti sei, è un personaggio che mi fa impazzire, mi è sempre piaciuto, la Marvel. Sto parlando del Doctor Strange, ecco, è uscito il numero 7, Masterworks numero 7, che comprende i numeri dal 23 al 37 del Doctor Strange originale. Eccolo qua, è bellissimo, bellissimo, ragazzi. Io ripeto, ho letto i primi sei, li ho letti tutti, perché il Dottor Strange è un personaggio che mi piace veramente tanto. Bellissimo, guardate, vi mostro qualcosina, ecco qua. Spettacolo. Io qua, cioè i fumetti dei supereroi Marvel mi fanno impazzire, guardate. Ecco qua. Ecco, vi mostro qualcosina. Non...
niente, questo video non è un video lunghissimo, spero, perché poi mi metto a parlare, io sono proprio, quindi magari perdo tempo. Quindi, Dottor Strange, più che farmi vedere per i volumi, era per farvi vedere che anche qui, come dappertutto in tutta Italia, si possono ricevere i volumi comodamente a casa senza fare niente. Persino lo scrittoio molto moderno sulla scrivania sulla quale in questo momento è la sedia che vedete, su cui mi sono accomodato, le ho ordinate su Amazon, le sono montate da solo, arrivo a casa tutto tranquillamente, non ti devi spostare da casa. Ormai siamo nell'era moderna, insomma. E ho voluto recuperare in parte dei volumi Masterworks, scusate, che non avevo preso in precedenza, che adesso sono andato avanti, ma a me interessano più che altro le cose del passato. Per cui, per quanto riguarda i Fantastici 4, avevo preso solo il primo Masterworks, il numero 1. Adesso mi sono ordinato, ovviamente scontati, il 2, eccolo qua. Bellissimo, io con storie di stellie, Jack Kirby, cioè irraggiungibili, inarrivabili, e il 3, eccolo qua, bellissimo. Con questi due numeri si arriva fino al numero 30 dei Fantastic Four originale. Altro recupero che ho fatto in questo pacco che mi sono fatto spedire è stato quello di Devil, l'incredibile Devil in Italia, editoriale Corner, l'incredibile Devil, l'uomo senza paura. Avevo preso anche qui il numero 1, ho ordinato il numero 2. Il numero 2 con le storie fino al numero 27, con l'ingresso in campo di Joe Romita per quanto riguarda i disegni, nonché del mitico Gene Colan, bellissimo anche questo. Ragazzi, io sono questi sono ancora nel cielo, non li apro perché li aprirò man mano quando li leggerò, perché mi piace tenerli tranquilli. Ovviamente in edicola che passa, che succede, che passa in spagnolo, e continuo a comprare il mio amato Tex Willer. Siamo arrivati al numero 70, eccolo qua, in tutto il suo splendore, con questa bellissima cosa di Maurizio Lotti, ma che lo dico a fare, sapete che io idolatro questo disegnatore, questo copertinista, per me è il top. Eccolo qua. E questo numero 70 è abbastanza particolare, per me è speciale, infatti si chiama accento speciale, il numero 70, perché c'è finalmente, dopo 69 numeri di attesa, di vicende mai narrate, insomma siamo arrivati, diciamo, alle vicende che già in parte conoscevamo, perché contenute nei primi numeri di Tex, diciamo, storie di Gianluigi Bonelli e di Gallup, e siamo arrivati al momento clou in cui abbiamo l'incontro tra Tex e ovviamente Kit Carson e naturalmente anche Arkansas Joe, perché gli appassionati sanno, si ricorderanno quell'incontro fra Tex e i due Rangers speciali davanti a Marshall, che nomina Tex come terzo agente speciale del Ranger, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, è qui, però è chiaro che io vi consiglio sempre di leggere quello che scrive Mauro Boselli nella sua prefazione Wanted. Io sapete che stimo tantissimo Boselli, mi dispiace per i suoi detrattori, ma io ritengo che sia uno dei migliori in assoluto, cioè non posso farci nulla, io la penso così. Sì, un pochettino, un poco provviso, diciamo, nei balloon, nei test, però Boselli, secondo me, è Boselli, cioè, è il boss. Cioè. È chiaro che ci sono altri autori rampanti, soprattutto penso a Jules Freddy, lo stesso Rulio, che a me piace tantissimo, che insomma sono bravi, cioè, meritevoli.
Però Boselli è il boss, da lui per esempio è nata l'idea di Tex Willer, cioè un'idea non geniale, molto di più. Mi dispiace per il detrattore, ma io la penso così, no? Come de gustibus disputandum est, cioè così, ognuno ha i suoi gusti. Per me Tex Willer è il top, e non posso farci nulla, a me piace. Anche se siamo arrivati al momento in cui sono le storie che in parte ci hanno, cioè, però ci sono tutti i retroscena, cioè bellissimo. Contemporaneamente a questo ho preso anche lo speciale Tex Willer, Stella d'Argento, ancora una volta abbiamo a che vedere con il mitico Kit Carson, qui ovviamente ancora giovane. Mentre quello che vi ho mostrato prima vede soggetto di Gianluigi Bonelli e Boselli, perché ovviamente ci si rifà anche alla vecchia storia di Gianluigi Bonelli, la sceneggiatura del solo Boselli, la nuova sceneggiatura e il disegno sono di Brindisi. Per quanto riguarda questo Stella d'Argento, questo speciale, invece abbiamo ai testi il bravissimo, ribadisco, no, ho parlato prima, Gius Freddi, molto bravo, più conciso rispetto a Boselli, ma bravissimo. E i disegni di Del Vecchio, che non scherzano anche Del Vecchio, io ho conosciuto personalmente, lui mi ha omaggiato con il suo disegno con una dedica, quindi l'ho conosciuto in relazione della Bonelli, quando fu invitato ai tempi d'oro ai tempi d'oro che ormai sono un po' passati. All'inizio del mio canale, quando conoscevo Boselli e tutti gli altri, ecco qua. E qui abbiamo, ribadisco, questa bellissima storia che vede protagonista Kit Carson, una bella fanciulla, e diciamo anche Tex, insomma, nel finale della storia. La particolarità di queste due storie è che in tutte e due abbiamo a che fare con due belle fanciulle, due belle ragazze, e la fine di queste storie è molto simile, anche se non c'entra niente con una storia con l'altra, la fine delle due storie mi è sembrata molto, molto simile. Ora, che vi posso dire? Potrei aver finito questo video, però mi sta venendo in mente che sarebbe giusto farvi vedere alcune cose che mi sono state omaggiate dal mitico Paolo 71 prima che io partissi. Ce li ho lì, in particolare mi ha omaggiato dal numero 3 di The Amazing Spider-Man. Ecco, non so, lo posso prendere, ragazzi, avete pazienza, me lo prendo. Dicevo, il numero 3 di The Amazing Spider-Man, a cui io tenevo tantissimo e che ancora è naturalmente ben chiuso, racchiuso nel suo cellophane, che comprende le storie di Amazing Spider-Man fino al numero 104. Ragazzi, non lo apro perché, diciamo, comunque è questo, ve lo mostro solo per ringraziare ancora una volta Paolo 71 per i suoi omaggi, e che mi ha omaggiato un qualcosa di incredibile, un qualcosa di incredibile. Tutti voi che avete la mia età, magari anche qualche anno meno, o pochi anni meno rispetto a me, vecchio dinosauro, vi ricorderete della mitica trasmissione a cartone Super Goop. Penso che la maggior parte di voi se ne ricorda. E beh, guardate un po' Paolo che cosa mi ha regalato. Io non ho parole, mi ha regalato l'intera collezione di DVD relativamente a Super Goop. Bellissima. Ovviamente io non è che sono andato di così. Io sono in fase, ripeto, di trasloco, cioè non ho avuto tempo. Devo sistemare case, ma ho notato se riesco a tirarlo fuori, perché è difficilissimo, perché sono praticamente incastrati, non è facile. Ho notato un numero zero particolare,
vorrei tirarlo fuori, non so se ci riesco, è incredibile, è veramente incredibile perché sono talmente incastrati che è difficile, è ancora col cerchio, non riesco a tirarlo fuori, è pazzesco. Comunque, ecco, praticamente, ce l'ho fatta. Ho notato un numero zero, un numero zero di questa bella collezione di Supergruppo, un numero zero dedicato, indovinate a chi? A Tex. Il titolo è proprio Tex, numero zero Tex, incredibile, ma vero. E io non mi ricordavo di questa presenza Supergroup, però c'è. Vediamo un po', anche se all'interno non mi pare. Vabbè, qui dice Tex, speciale Tex e tanti altri. Fumetti in TV, la mitica trasmissione di Guido e Maria, Guido De Maria e Giancarlo Governi. Ecco qua, scusate perché non è che mi ricordo, io ero ragazzino, cioè ero ragazzo, cioè non è che io mi ricordo questo, fumetti in TV, Occhio di Polpo, Spider-Man, Lupo Alberto, e c'era anche Nick Carter, vedete qui Nick Carter, la famosa battuta, è l'ultimo che chiude la porta, indimenticabile. Mentre su New York clamo le prime ombre della serie. Bellissimo, bellissimo. E qui, ragazzi, ho voluto condividere con voi lasciamo perdere perché sennò qua rischio di rompere la confezione. Ho voluto condividere con voi questi momenti, questo mio ritorno provvisorio, perché poi riprenderò magari. Abbiate pazienza a fare i video, insomma, un po', non dico come prima perché saranno molto più dilatati, però diciamo in maniera regolare, tra virgolette, fra qualche mese, io penso che se ne parla intorno ai primi di novembre, non riesco prima perché ho un botto di roba di cose da fare, un botto di. Comunque, sono contento di avervi ritrovati, anche se momentaneamente. Non posso fare altro che salutarvi con un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore, augurandomi nel contempo un buon proseguimento di serata. Oggi è, vediamo che giorno è, il 31 agosto 2024, sono le 7 meno 5 del 31 agosto 2024, per i vacanzieri, le vacanze, per i pensionati, come la vacanza. E quindi ragazzi, che vi posso dire? Ancora una volta un abbraccio e ci vediamo nel mio prossimo futuro, un po' più in là del tempo video. Statemi bene e naturalmente che la forza sia con voi, perché come sempre dicevo, la forza esiste. Alla prossima!